Partiamo alla scoperta dell'agrobiodiversità. Abbiamo iniziato il nostro cammino dal nostro territorio. La sua valorizzazione infatti parte da noi e dalle nostre scelte, quelle che riguardano le nostre radici, la nostra storia e la nostra terra, la Lunigiana. Ci troviamo in Lunigiana, in un frutteto di mille rotelle, con piante innestate su porta innesto M26, con una tipologia di sesto di impianto a fusetto. In questo frutteto c'è prevalentemente mela rotella, ma anche altre specie di melo, per favorire impollinazione. Questo frutteto è un frutteto biologico e quindi esclude l'utilizzo di tutti quei prodotti chimici di sintesi utilizzati per diversi trattamenti. La nostra mela rotella della Lunigiana è stata propagata tramite innesto con porta innesto M26. 2-3 anni dopo la messa a dimora inizia la fruttificazione della nostra pianta. Viene chiamata mela rotella perché fa un frutto a forma di ruota. L'apicoltura è molto sviluppata nel nostro territorio, ha un impatto positivo sull'ambiente e sulla salvaguardia degli ecosistemi. Le nostre api producono il primo miele DOP d'Italia, il miele della Lunigiana. Dopo aver visitato le nostre api nell'ecotipo lunigianese, passiamo alle fasi di trasformazione del miele DOP della Lunigiana. Secondisciplinare, dove tutte le fasi della produzione devono essere seguite sul nostro territorio. Ci troviamo all'interno della mieleria della scuola, dove troviamo alcuni macchinari per la produzione del miele, tra cui questi smelatori in linea che servono per il miele biologico. Troviamo in un castagneto del Lunigianese, una pianta molto importante per questi territori, per queste zone, perché nel periodo di guerra ha sfamato moltissime famiglie di contadini, di allevatori, di bestiame. Una produzione certificata e di grande qualità è appunto la farina di castagne DOP della Lunigiana, ma qualche anno fa la produzione era a rischio per l'attacco di un insetto imenottero conosciuto come cinipide del castagno. Infatti la soluzione è stata la lotta biologica che ha posto fine a questo grave danno fatto ai castagneti lunigianesi attraverso lanci dell'insetto antagonista Torimus sinensis. L'agrobiodiversità è questo, è la tutela di tutte le specie presenti in un ecosistema. Questa è la razza Pontremolese, una razza in via di estinzione. L'antico territorio di allevamento, ma anche quello attuale, è situato nelle valli del fiume Manga e del fiume Vara, situato nella provincia della Spezia e di Massa Carrara. Questo è il grano 23, un grano autoctono e locale. Ha un indice di glutine molto basso, quindi è molto digeribile e viene usato per la produzione di prodotti tipici locali come i panigacci e i testaroli. Al termine di questo viaggio abbiamo compreso sempre più il valore dell'agrobiodiversità.
fondamentale per far fronte alle sfide globali, ai cambiamenti climatici e ai miglioramenti della qualità della vita per le attuali e le future generazioni. Noi scegliamo agrobiodiversità.